stato tutto l'aspetto fisico che avevano sicuramente più di noi, hanno fatto meglio. Poi il secondo tempo hanno fatto qualche errore, appunto fuori la qualità, abbiamo fatto un buon secondo tempo contro una squadra, secondo me, che darà del filo da torcere a tutti perché corre, perché attacca in avanti, perché c'è i giovani bravi, quindi sicuramente una partita difficile su un campo ostico e contro secondo me una buona squadra, quindi sono punti che valgono. E soprattutto perché noi non abbiamo ritiro, non devo ripetere sempre le stesse cose, non sono alibi, però purtroppo i primi 45 minuti si è visto come ci dobbiamo calare anche nella categoria. Questa è una categoria che le squadre sono queste qua, come l'Andria, che corrono, che ogni palla è una guerra, quindi anche noi dobbiamo farlo, se lo facciamo poi alterniamo, aggiungiamo la qualità che abbiamo, possiamo vincere tante partite, insomma. Ecco, campionato che si rivela sempre comunque molto, molto equilibrato e sarà sempre più difficile, insomma, vincere le gare. Ma qua questo è un campionato che anche contro le ultime classifiche, che oggi la classifica non conta niente, conterà sicuramente da gennaio in poi. È sempre difficile fare risultati. Oggi siamo venuti qua, abbiamo trovato un campo ostico, difficile da giocare perché è una squadra aggressiva, quindi sarà così per tutti. Noi domenica abbiamo perso una partita, dicevo prima a Gigi Vannarelli, che la prima mezz'ora dovevamo stare a zero, abbiamo perso 2-1 in casa, quindi devi rimanere in partita fino al 95esimo in questi campionati perché è un campionato difficile, è fatto con almeno 10-12 squadre che giocano per vincere. Grazie.